Ciao a tutti amici, bentornati sul canale e benvenuti. Oggi siamo a Venezia. Vi porterò a fare un giro nella Venezia più misteriosa, nella Venezia magari un po' meno conosciuta, un po' più nascosta, per vedere delle cose molto molto particolari, molto molto interessanti. Dai che andiamo, oggi sarà un bellissimo giro. Sono sempre rimasto ammaliato dal fascino di Venezia, ed in special modo della Venezia più misteriosa, più esoterica e più magica. Il nostro giro parte dal sestriere di Cannaregio. Qui siamo in Campo dei Mori e questo è il primo punto dell'escursione di oggi. Queste tre statue che vedete su questo palazzo sono tre fratelli dei mercanti arrivati dall'antica Grecia, dal Peloponneso. Erano dei mercanti abilissimi, bravissimi, ma erano dei gran farabutti, erano dei grandissimi furfanti. Fino a che un giorno truffarono una signora abbiente della Venezia dell'epoca. Lei si accorse della truffa, pregò talmente tanto Santa Maria Maddalena affinché facesse sì che succedesse qualcosa a questi tre furfanti. Un giorno la santa si presentò davanti ai furfanti e chiese a loro di vendergli la stoffa migliore, la stoffa più pregiata. Loro, ovviamente, a un sacco di soldi, cercarono di vendere una stoffa farlocca e dicendo che giuravano che quella fosse la stoffa migliore di Venezia, ma questo non fu vero e quindi furono trasformati in pietra. E adesso andiamo verso un'altra parte. A Campo dei Mori inizia il nostro tragitto, il nostro piccolo tour. Quello che vedete laggiù in fondo è il casino degli spiriti e adesso vi racconterò la sua storia. Veramente ci sono i fantasmi o sono solo dicerie? Comunque, per la posizione in cui è ubicato questo palazzo, pare che fin dalle origini si dicesse che fosse frequentato da spiriti irrequieti. Si dice che in quel palazzo abitò il pittore Luzzo, amico di Giorgione, e si innamorò di Cecilia, la compagna di Giorgione, di un amore non corrisposto, e a causa di questo amore non corrisposto si tolse la vita proprio lì, al casino degli spiriti. Si dice inoltre che al casino degli spiriti negli anni, nei secoli, si siano viste fiaccole, rituali satanici di ogni tipo e durante la guerra mondiale sono stati trovati dei corpi morti proprio su questa darsena e da allora praticamente nessuno più si fa il bagno, ma sono tutte leggende o c'è un fondo di verità? La verità io credo stia sempre nel mezzo, nel senso che sicuramente le leggende un fondo di verità ce l'hanno sempre. Non sappiamo fino a quanto e fino a quanto queste leggende poi vengano usate per altri scopi. Ed in questo caso lo scopo fondamentale di raccontare queste dicerie sui fantasmi era proprio perché in questo luogo arrivavano i contrabbandieri e per dissuaderli quindi si sono raccontate queste storie. Nel frattempo stiamo passando davanti all'isola del cimitero di Venezia. E noi andiamo verso la prossima meta. Siamo in piazza Santissimi Giovanni Paolo, vicino all'ospedale di Venezia, ed è proprio in questo quartiere che si narra, vicino alla casa delle sorelle Pozzo, sia stato arrestato Casanova. Casanova, lo sappiamo tutti, fece una vita dissoluta, fece una vita
alla ricerca dei piaceri e dell'amore, ma venne colto in arresto non tanto per questo, ma perché si diceva che apparteneva alla massoneria. Quindi fu molto ricercato dall'Inquisizione ed in questa zona fu arrestato e portato alla prigione dei Piombi, dalla quale poi fuggì e alimentò tutto quanto il suo mito e la sua storia. Adesso procediamo perché il tour dei misteri è lungo ed è molto anche coinvolgente ed interessante. Villa Contarini del Bovolo. Il Bovolo è questa scala a chiocciola, appunto il Bovolo. In questo luogo si dice che il conte Contarini abbia fatto costruire quella scala per salire fino in camera sua. A cavallo, è uno dei luoghi più suggestivi di Venezia, secondo me mi riporta a ricordi dei vecchi tempi, i miei esordi musicali, quando ho fatto le prime foto proprio in questo punto e dai, tornare qui è stato molto molto piacevole, è stata per anni la mia fotografia di profilo nei vecchissimi social che esistevano, il primo social con cui io ho fatto conoscere la mia musica, non so se qualcuno di voi si ricorda ancora di MySpace, avevo proprio la foto fatta qui in Villa Contarini del Bovolo. Dai, questo più che un posto esoterico e magico e misterioso, era un posto che a me evoca tanti ricordi, quindi ho voluto portarvi anche qui in questo video. Ma adesso è ora di proseguire. Sto scendendo adesso dal ponte di Rialto, anche il ponte di Rialto ha la sua leggenda che vuole che il costruttore del ponte, man mano avanzava con i lavori, ogni notte il ponte crollava, quindi a un certo punto, preso dallo sconforto, decise di fare un patto con il diavolo e per riuscire ad edificare appunto il ponte. Il diavolo le disse che voleva l'anima della prima creatura che passava sul ponte. Con uno stratagemma il costruttore decise di far passare per il ponte una gallina, ma quando il diavolo se ne accorse andò dalla moglie del costruttore, sotto mentite spoglie, e disse che il costruttore gli voleva parlare. La moglie del costruttore andò a trovare il marito, attraversò il ponte, la donna morì, il diavolo ebbe la sua anima, però il ponte fu edificato. Questa è la leggenda del ponte di Rialto. E adesso si prosegue verso Piazza San Marco.
Queste alle mie spalle sono le colonne acritane. Le colonne acritane furono un bottino di guerra di Venezia che appunto portarono qui da Acri, e si dice che chi riesce a leggere ciò che è impresso nella pietra possa entrare in un'altra dimensione. Hanno un valore esoterico importante perché sembra siano legate al Tempio di Salomone. E adesso andiamo a vedere se verrò giustiziato a morte o meno, perché tra quelle due colonne lì avvenivano le esecuzioni. Perché così bravi tutti, infatti. Vai. Condannato a morte. Cioè, è qua che se cadi qua, sei condannato. Se cado qua sono condannato, diciamo, se cado qua. No, senza tagliarsi, oh! È come se senza tagliarsi! Sì, non mi bisogna... Marco, tagliarsi, Marco! No, senza tagliarsi! Ma tu sei già con le mani! Qua vediamo cosa dice la gente, sono salvo o sono condannato? Salvo, salvo, sempre salvo! Salvo o condannato? Condannato, condannato, secondo... Condannato, niente! Da questa colonna qua non si riesce a girarci attorno dandogli le spalle, quindi... Quindi il mio destino è tra quelle due colonne dove avveniva purtroppo l'estremo saluto al mondo guardando l'orologio. Ponte dei Sospiri, non serve dire tanto, insomma, si dice che si chiami così perché da quelle finestre che si vedono si diceva che fosse l'ultimo sguardo al cielo e al mondo che desse il condannato a morte. Adesso noi proseguiamo, qui c'è, oggi c'è una bella calca e sono posti chiaramente frequentatissimi da turisti sia italiani che stranieri, una quantità di stranieri pazzesca oggi, e proseguiamo. Visita ci porta nella parte più estrema di Venezia, qui siamo in campo San Pietro, questa è la chiesa di San Pietro del Castello, siamo entrati, abbiamo visto che c'è il trono, e quello si dice sia proprio il trono di San Pietro, ma la cosa, poi chissà se è vero o meno, è chiaro che la leggenda vuole che sia quello, e la leggenda più succosa dice che qui sia stato nascosto anche il Santo Graal. Quindi secondo me è valsa la pena fare un po' di strada per arrivare fin qua, per vedere un quartiere di Venezia poco vissuto, un po' isolato, ed è il momento giusto per farci una pausa prima di andare direttamente
all'ultimo luogo in cui vi voglio portare. Dario ha la nomea di essere un palazzo maledetto e tutti quelli che hanno provato a viverci o che hanno provato anche solo ad acquistarlo sono morti di morte violenta o sono andati in disgrazia economica. E varie figure illustri sono stati vicini, possessori o possessori di questo palazzo. Io che mi occupo di musica vi cito solo il manager degli Who, è un componente degli Who, ha provato ad acquistare questo, ma non è andato a buon fine, evidentemente, insomma. E poi tra gli acquirenti ci fu Raul Gardini, comunque un sacco di nomi noti, e nessuno è mai riuscito ad acquistare Cadario. Allora, si chiama Cadario perché Dario appunto fu un condottiero, uno che per la Repubblica di Venezia portò a casa un sacco di vittorie, gli venne consegnato quell'appezzamento, quella terra dove si costruì il palazzo. Ma come mai si parla di questa maledizione? Alcuni sostengono che sia stato costruito sopra un cimitero dei Templari, altri invece sostengono che sia a causa di una scritta che si trova all'ingresso, e quindi ci sono varie ipotesi. Comunque il tour della Venezia del Mistero con Cadario finisce e spero che anche questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere sotto nei commenti, è sempre ben gradita ogni vostra interazione. Ci vediamo e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti.